presso la sala Storto Vaselli del Palazzo Ferri ad Atessa, inaugurazione della mostra Ut Pictura Poesis, fantasie di forme e di colori nella rappresentazione dell'inferno di Dante, a cura del professore Nicola Celiberti. Una mostra molto interessante, oggi era prevista anche un'iniziativa sul terrazzo, ma le condizioni meteo hanno consigliato un rinvio ad una data prossima, vero Assessore Orsini? Sì, era prevista questa inaugurazione della mostra anche con degli eventi sulla terrazza del museo. Purtroppo il vento, il forte vento ci ha impedito di farlo, però abbiamo comunque aperto la mostra e dato già la possibilità di poter gustare veramente tutto il lavoro fatto, racchiuso in questa bellissima mostra. Una grande opera di sinergia tra la Fondazione Museate, l'amministrazione comunale, l'assessorato alla cultura e la Proloco Val di Sangro. Un ringraziamento speciale va al professor Celiberti, che è stato veramente il cuore e l'anima di questa mostra, l'ha curata lui pezzo per pezzo, diciamo l'ha prodotta e ci ha messo veramente tutta l'anima e il cuore per offrire anche quest'anno una bellissima mostra per gli atessani e per quelli che verranno a visitare Atessa in quest'estate. E a proposito di questo, Assessore, vogliamo parlare un po' anche degli altri eventi di questo cartellone estivo, frenato un po' come in tutto il mondo dal Covid, ma nonostante tutto si riesce ancora ad allestire qualcosa di interessante. Sì, per collegarci già all'anniversario di 700 anni della morte di Dante, mi viene in mente già che il 4 di agosto, sempre sulla terrazza, speriamo meteo permettendo, sulla terrazza del museo ci sarà un'iniziativa in collaborazione con il FAI, sarà uno degli appuntamenti di Tine Dante che sta attraversando tutto il nostro Abruzzo, è una serata di musica e recitazione per il 13° canto dell'Inferno di Dante. E poi ci saranno tanti altri eventi, partiremo già da questa settimana, sabato 17 e domenica 18 luglio tornerà la rassegna bandistica, due giorni invece dei tre soliti, ma già organizzarla per due giorni è stata veramente complicata in virtù della normativa Covid che dobbiamo rispettare e che riguarderà un po' tutti gli eventi. E poi venerdì l'appuntamento, venerdì 23 luglio l'appuntamento con il Grande Jazz e per passare poi ad agosto con una serie lunghissima di eventi, le tre giornate della festa del contadino 6, 7 e 8 di agosto, ci saranno giochi per bambini e ci saranno poi l'8 il teatro dialettale, poi arriveremo alla serata di Corti Antiche. Abbiamo voluto riproporre questa manifestazione classica e tradizionale della nostra città in una formula un po' diversa, perché mancherà la parte enogastronomica che caratterizzava le altre versioni e che quest'anno purtroppo proprio per la normativa Covid non possiamo assolutamente comprendere nell'evento, ma senz'altro questo percorso all'interno del nostro centro storico, che noi abbiamo chiamato percorsi in arte e musica, sarà veramente speciale, perché oltre alla musica dei vari gruppi che suoneranno, alla pittura, alla scultura e alle bellezze delle nostre chiese e appunto del museo, vedrà anche artisti di strada, vedrà anche delle piccole sorprese, diciamo enogastronomiche, ma di tipo diverso, e quindi lascio un po' di curiosità su questo aspetto. Poi ricordiamo l'appuntamento, la terza edizione dei libri a corte, 26, 27 e 28 luglio in Piazza Benedetti, tre presentazioni di libri, così che si ripeteranno poi nelle serate del 6, 7 e 8 agosto, sempre a Piazza Benedetti. E arriviamo al Ferragosto a Tessano, quest'anno non di 4 giorni ma di 5 giorni, perché l'inizieremo il 14
di agosto con il ballo della Virus Dance, che quest'anno abbiamo voluto che partecipasse anche per dare a questi giovani che per due anni, un anno e mezzo insomma, sono stati costretti a, diciamo, a non fare spettacoli, a non esibirsi. Abbiamo dato la possibilità con grande gioia veramente di averli con noi in una grande serata di musica, e poi ci saranno lo stesso quattro serate, 15, 16, 17 e 18, di eventi musicali tra Piazza Benedetti e Piazza Garibaldi. Non so se dimentico qualcosa, molto probabilmente sì, perché il cartellone, ecco, mi ricordo, ecco, adesso il 13 di agosto, come dimenticare, le officine culturali, il grande concerto al tramonto del maestro Alexander Romanowski, organizzato appunto alle officine culturali, e poi ci saranno le feste delle squadre, le feste di altre associazioni, insomma sarà veramente un'estate da vivere, nel rispetto delle regole, perché dobbiamo essere attenti, dobbiamo essere previdenti, dobbiamo cercare di evitare, ecco, assembramenti. Tutto verrà organizzato secondo la normativa, e in particolare, la lascio per ultimo, ma ci tengo molto, la serata di Corti Antiche si chiuderà con un grande concerto alle 10.30, 22.30, 22.45 di un gruppo favoloso che ci consegna una musica particolare, che è il gruppo dei Neri per Caso, che saranno in concerto qui ad Atessa. Quindi tanti eventi, aspettiamo tutti voi, vi aspettiamo per vivere insieme un'estate ad Atessa. Professoressa Cicchitti, oggi un evento con una vasta partecipazione anche di appassionati di fuori comune, e purtroppo il maltempo, il vento ha impedito che questo evento si realizzasse appieno, ma comunque a breve ci sarà una replica. Sì, buonasera, siamo in un clima meteorologico dantesco, tra vento e bufera varia. Purtroppo ci è stato impedito di fare l'intervento sul terrazzo come era stato programmato. Comunque la mostra è stata aperta con tanto consenso di pubblico, è stata curata durante l'inverno nel cosiddetto periodo morto del Covid. Avevamo intenzione di portarla avanti per tutta la stagione invernale, la stagione primaverile, soprattutto perché era destinata ai ragazzi delle scuole per la forte valenza didattica che questa mostra riveste. Purtroppo il Covid ha impedito anche di poter realizzare questa bellissima esperienza, quindi ci ripromettiamo che da settembre in poi di coinvolgere le scuole, sia le scuole cittadine che quelle dei paesi limitrofi, perché i ragazzi si possano appassionare proprio alla lettura dantesca. Non a caso abbiamo intitolato la mostra Ut Pictura Poesis, riprendendo un famoso detto di Orazio, proprio per l'equivalenza tra pittura e poesia, perché la poesia esprime a parole, la pittura attraverso le immagini, dei sentimenti e delle sensibilità molto simili e vicine. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato, l'amministrazione comunale, l'assessorato alla cultura, la Proloco Val di Sangro e tutti i soci di Museate. Il 4 agosto sul terrazzo ci sarà una lettura di Dante che sarà portata avanti dalla delegazione FAI di Lanciano, quindi in quell'occasione cercheremo anche di supplire, di compensare con altri interventi che non sono stati possibili questa sera. Con Anna Dintino parliamo più nello specifico dei contenuti di questa mostra, con dei pezzi davvero unici, si diceva anche nella presentazione, neanche presenti in rete, su internet, ma sono delle vere e proprie primizie. Buonasera a tutti, la mostra è un viaggio per immagini nell'inferno dantesco, quindi ogni bolgia dantesca, ogni cerchio dantesco ha la sua, ha le sue immagini, immagini che sono state realizzate da illustratori più o meno famosi. Parliamo di Doré, che è stato quello che ha praticamente illustrato Dante, oltre ad altre importanti opere che ha fatto, ma le illustrazioni di Dante e di Doré sono fondamentali per l'iconografia
iconografia dantesca proprio. E poi abbiamo ad esempio Stradano, Koch, che sono degli autori, illustratori un po' meno conosciuti, ma che hanno nella loro vita illustrato la Divina Commedia e ci hanno anche indirizzato nelle immagini, nelle nostre immagini, i versi di Dante, cioè ce li hanno fatti proprio immaginare. Quindi man mano nel percorso della mostra arriviamo fino a Rivedere le Stelle, il percorso dantesco con tutte queste immagini. La mostra contiene anche delle riproduzioni storiche della Divina Commedia e contiene anche delle illustrazioni, delle stampe per far proprio capire come altri autori, magari anche moderni come Dalì, Guttuso, Sassu stesso, hanno interpretato i versi danteschi. Quindi interessante capire come ogni autore ha poi interpretato il verso di Dante. E una delle cose importanti della mostra, forse una mostra nella mostra, è proprio appartenente alla collezione di Duilio Fornalora e di Domenico, l'autore Domenico Mastroianni, e sono le fotosculture di Domenico Mastroianni, 42 opere inedite che ripercorrono proprio i versi danteschi con una tecnica molto particolare, che è quella della creazione dell'opera, della fotografia e della quindi creazione di queste cartoline che vengono poi stampate e anche ridipinte. Sono opere che non si trovano, sono inedite praticamente, e noi siamo molto contente di poter offrire anche quest'altro spaccato meno conosciuto. Quindi c'è proprio l'invito a venire a vedere questa mostra, a ripercorrere questo viaggio bellissimo che parla di Dante, sia per chi lo ha studiato, lo ha approfondito, lo vuole rivedere, e chi magari non ne ha fatto grossi studi, ma sappiamo tutti che i personaggi di Dante ormai fanno parte della nostra vita e quindi è bellissimo vederli riproposti da questi grandi illustratori. E benvenuti, un solo minuto che d'obbligo di parlare. Chiedo scusa per quello che sta succedendo, però purtroppo il terrazzo non è transitabile per il vento e quindi siamo costretti a fare questa piccolissima cerimonia. Sicuramente durante l'intervento del 4 di agosto ci sarà una lettura di Dante sul terrazzo, faremo anche altri commenti e altre situazioni. Devo solo ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questa manifestazione, e oggi in modo particolare devo ringraziare il sindaco Pietro De Marco e l'ingegnere Chiavelli, che ci hanno tolto da un problema grandissimo, altrimenti non potevamo nemmeno entrare, in quanto nel piano di sopra, non nostro, di un privato, c'è stata una rottura dell'acqua, quindi gocciolava dal soffitto. Oltre il vento, anche quest'altro problema. Siamo in clima dantesco. E siamo all'inferno. Comunque, grazie a loro di cuore e grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questa mostra. La Fondazione Museate, le persone, il professor Nicola Celiperti, l'architetta Anna Lintino e la dottoressa Anna Piave Filompo. E soprattutto il nostro caro socio amico Mario Fornalora, che come al solito ha messo a disposizione una collezione del padre di fotosculture del grande artista Domenico Mastroianni, ed è un inedito, ve lo posso assicurare, perché ho girato su internet e non se ne trova. Tra l'altro Fornalora ha l'intera collezione di queste fotosculture. Quindi è veramente un fatto eccezionale che ci è stato dato. La mostra è molto semplice da visitare, perché tutte le didascalie aiutano sia quelli che hanno già conosciuto, letto Dante, e sia chi ne è digiuno. Quindi non ci sono problemi, siamo a vostra disposizione. Ringrazio adesso anche la Proloco Val di Sangro. La Proloco ha fatto sinergia con noi nell'organizzazione di questa mostra, sia a livello economico e sia a livello di aiuto proprio di persone materiali.
Quindi è importante capire che quando si riesce a collaborare vengono fuori delle bellissime esperienze, delle bellissime manifestazioni. Ringrazio anche l'Innermill che ci ha permesso durante questi mesi di forzata costrizione in casa di operare, perché ha reso possibile attraverso l'emittente Abruzzo Web TV di fare anche dei servizi sul nostro patrimonio culturale ed artistico di adesso, per cui in rete esiste un po' tutto questo, non tutto ancora completo, ma sicuramente nei prossimi mesi altre due, tre trasmissioni copriranno completamente quello che è il panorama nostro di adesso. Io mi fermo, su Dante non ci da dire niente, perché ci sarebbe da dire un milione di cose che non è il momento di fare. Cedo la parola al sindaco e lo ringrazio della sua presenza. Allora, grazie a tutti voi per essere qui. Avremmo voluto inaugurare, aprire questa mostra meravigliosa già il 25 marzo, che è il giorno dedicato, ufficiale dedicato al ricordo di Dante, e che capita tra l'altro nel 700° anniversario della morte, 1321-2021, ma per circostanze che ancora adesso vediamo in atto non l'abbiamo potuto fare. Abbiamo rinviato a un momento migliore per poter rivedere le stelle, oggi ne rivediamo qualcuna, speriamo a agosto che rivedremo tutto il firmamento con una cerimonia adeguata a questo evento. Io voglio ringraziare però innanzitutto chi ha permesso tutto questo, il grande artefice che è il professor Nicola Cerberti, che si è prodigato, che ci ha messo anni, testa e cuore. Io ricordo già dall'anno scorso che una mattina c'era il mercato, era giovedì, Irene, la moglie, mi chiama, io passo per il corso, dice vieni a casa, devo far vedere delle cose, eccetera. Mi avventuro, mi porta nella camera da letto dove ci stava Nicola in pigiama di prima mattina, che sembrava un novello Virgilio impazzito, che andava, navigava tra gigantografie, delle cose, raccoglieva, e ci ha messo tutto sul se stesso matrimonio. Sul letto matrimonio. Che opera che viene utilizzato solo per questo. Ha portato una testimonianza reale. Con Nicola ringrazio naturalmente tutto il gruppo di Museal, Adele Cicchitti, Anna Dintino, Anna Pilongo, ringrazio Mario Fornarola, è stato adesso detto l'apporto e il contributo fondamentale che ha dato, d'altra parte come anche in altre occasioni, in altre mostre, l'assessore alla cultura Giulio Orsini, che ha seguito passo passo questi lavori, e questi lavori ci hanno permesso, come dire, è stato uno sforzo enorme, perché ci fornisce un itinerario dantesco che è molto suggestivo e avvincente, come vedrete, e didattico, perché, caro Nicola, questa mostra serve agli adulti, a tutti noi, ma serve anche e soprattutto alle scuole, agli alunni e alle alunne delle scuole. Infatti siamo in contatto con la preside Latina Colanzi, perché alla riapertura delle scuole questo locale, questa mostra venga visitata dagli alunni e dalle alunne delle nostre scuole. Noi dobbiamo tutti a Dante, noi siamo tributari di Dante, perché Dante è fondamentale. A Dante noi dobbiamo la lingua, a Dante noi dobbiamo l'Italia. L'Italia è nata nelle parole di Dante, è nata nella letteratura, prima ancora che nella geografia e nella politica, prima ancora che fosse nazione. Quindi è un genio assoluto, ha fatto tante cose, ne parleremo ovviamente quando sarà il momento, però va ricordato che ha lasciato una traccia indelebile e imperitura nella commedia, e qui abbiamo uno, diciamo, dei luoghi dell'oltretomba, inferno, purgatorio e paradiso, le anime che lui ha trattato, è quello anche più suggestivo, più carnale, più vicino, diciamo, alla natura umana. I versi di Dante, molti noi ne ricordiamo
anche a memoria, perché si va nella città dolente e così via, tutte cose che avremo modo di ricordare. Io voglio però dire infine un'ultima cosa, che Dante, oltre che queste terzine famose, ha introdotto anche la dimensione dell'Europa nelle sue cantiche. Nel Paradiso, per ben quattro volte, pensate, nel 1300, qui ancora si discute, stiamo discutendo, parla di Europa. Naturalmente quando ancora l'Europa era un'espressione mitica, ma lui ne parla appunto riferendosi al mito, ma riferendosi anche alla geografia. Difatti parla di Europa come la figlia di Fenice che affascinò con la sua bellezza Giove, ma ne parla anche come continente, perché lì si celebra le virtù di Malaspina, che era una famiglia di quelli che l'aveva protetto. Citando la Spagna non la nomina nemmeno, non solo perché è eliminata ai campionati mondiali, ma non la nomina e dice l'estremo lembo dell'Europa. Insomma, visitando questa mostra, ristudiando Dante, ci sono tante cose belle, tante cose buone da imparare, tanti ricordi, tante cose utili. Quindi grazie per aver permesso tutto questo. Amiamo questa mostra così come l'hanno amata e la amano i loro curatori. Viva Dante, viva l'Italia, viva Tessa, che riesce a organizzare e a produrre queste cose buone e belle che arricchiscono la conoscenza e la cultura di tutti noi. Grazie a tutti. Bravo. Buonasera a tutti, io mi associo ai ringraziamenti e ai saluti fatti da Adele e dal nostro sindaco. In particolar modo ringrazio lui, l'assessore, il consigliere, tutta la Fondazione Museate. Non è la prima volta che noi lavoriamo in sinergia e quando siamo interpellati siamo sempre disponibili. E abbiamo fatto gli elogi all'ideatore di questa mostra, il nostro amico professor Nicola Cerverde, il curatore. Allora, la promuovo Val di Sangro in questa occasione a tre mani, quindi chiedo anche al sindaco e a Adele, ha deciso di tributare un piccolo riconoscimento al professor Celiberti con una piccola targa, credo che siate tutti d'accordo. È un segno, solo un segno, per dire, per apprezzare di più quello che tu dai alla nostra città, quello è il sapere che trasmetti ancora ai nostri concittadini, e quindi il minimo che potevamo fare è quello di darti questo piccolo riconoscimento. Non mi dovete fare questi scherzi, io sono vecchio. Io sono parte della commozione, capito? Vabbè, dai, tu ce la farai, su. È la commozione, può essere l'età. Non vuole fare, può essere l'età. Più giù manna, l'inverno. Andiamogli insieme. E va bene. Il presidente, il direttivo e i soci della Proloco Val di Sangro di Atessa con stima e gratitudine ringraziano il professor Nicola Celiberti per aver trasmesso ai giovani i valori veri della vita e per aver condiviso con i suoi concittadini il patrimonio storico-culturale della città di Atessa. E allora la tua fama si spargerà ovunque. No, quello è sacrificare. Devo fare un'altra scena. Dovevamo consegnare al nostro sindaco questo libro che è Proloco, risorsa per il territorio. È un'indagine fatta dal Centro Studi di Mestre, perché l'11 di luglio è la giornata nazionale delle Proloco d'Italia. Tutte le Proloco, il proprio sindaco, hanno donato questo libro. Qui si racconta, è un po' più statistica, il valore aggiunto per le Proloco all'interno dei propri paesi e per le loro attività svolgono. E quindi con piacere
te lo grazie. Amo. Noi ci impegneremo come associazione anche nell'essere presenti durante le visite. Già ci sono i nuovi volontari del servizio civile che prenderanno servizio giovedì, che sono già qui e sono già disponibili. Vi auguro una buona visione della mostra. Grazie.